Nei vicoli di una Napoli ammantata di mistero, tra fede e superstizione, Concetta Mele, alias Consuelo della Fuente, manovra abilmente con i suoi tarocchi il destino di chi gli si affida. L'arte della cartomanzia, che usa cinicamente, la mette però al centro di rivalse e passioni destinate a sfociare nel sangue. Padre Raffaele, chiamato ad indagare dal sospetto che la soluzione trovata dagli inquirenti non sia fedele alla verità, scoprirà così che tutto un mondo parallelo di maghi, cartomanti e astrologi si annida nel suo quartiere. Strani e pittoreschi soggetti ai quali fanno ricorso le persone più insospettabili. Basandosi sulla propria conoscenza dell'animo umano e seguendo una logica ferrea, deciderà di mettersi ancora una volta in gioco, aiutato dall'istinto della fidata Assuntina. Il prete comincerà così un cammino insolito e stupefacente, affrontando prove che lo costringeranno a confrontarsi con i propri limiti e le proprie certezze, fino ad interrogarsi su cosa sia veramente la giustizia. Diamo il benvenuto ad Annavera Viva, scrittrice di adozione napoletana, qui a Saviano per la presentazione della sua ultima fatica letteraria, come si dice, La cattiva stella. Un giallo interessante, pieno di colpi di scena, importante anche le caratteristiche dei personaggi che riecheggiano questo giallo. Perché il nome La cattiva stella? E la cattiva stella nasce dall'ambiente in cui si svolge, si sviluppa il romanzo, che è il mondo della cartomanzia, della superstizione, dell'astrologia, della magia, e va anche a definire quello che poi sarà il finale del romanzo, quindi non posso spiegarmi più di tanto, dirne più di tanto. Comunque sì, nasce da questo, dall'ambiente in cui si svolge il romanzo. Perché Napoli e soprattutto la scelta di sottolineare un quartiere così complesso ed importante come quello della Sanità? La Sanità è stato il quartiere che mi ha intrigata di più. Lo trovo uno dei quartieri che sintetizzano al meglio quello che è lo spirito napoletano, forse perché la storia lo ha isolato dal resto della città e quindi in qualche modo ne ha preservato le caratteristiche più originali di quello che è stato il popolo napoletano. È un quartiere particolare perché sembra una periferia, invece è innestato, è assolutamente al centro della città, e nonostante gli evidenti svantaggi sociali, però possiede uno dei patrimoni forse più ricchi di tesori culturali, architettonici, è un quartiere dove vi è un legame particolarissimo con la morte, a partire dal cimitero delle Fontanelle e ai luoghi di culto della morte, le varie catacombe e tutto, si è sviluppato proprio un legame viscerale tra gli abitanti e il mondo dell'aldilà. Quindi è un quartiere estremamente affascinante, un quartiere pieno di spunti, pieno di fertile per qualunque idea creativa. La cattiva stella, già all'interno del titolo, così come della copertina del libro, presagisce una sorta di dicotomia tra quello che è il bene e il male. Questa scelta di integrare questi due argomenti così importanti, perché e soprattutto a chi si rivolge? Allora, tutto sommato non c'è una vera e propria dicotomia. I nostri personaggi principali sono due fratelli separati quando erano dei ragazzini, uno addirittura era molto molto piccolo, un bambino, e che poi si ritrovano, uno nelle vesti di un prete, padre Raffaele, e l'altro nelle vesti del boss del quartiere, Don Peppino. Quello che è molto interessante sono che queste due posizioni apparentemente contrapposte spesso danno luogo invece a un confine molto sottile su quello che è giusto e quello che non lo è, sull'ottenere dei risultati tramite mezzi illeciti o non ottenerli usando dei mezzi leciti. E invece no, è un romanzo dove il confine non è mai netto e che credo ponga il lettore davanti a questo interrogativo continuamente.
Grazie mille. Come ultima domanda, volevo chiederle, questo libro rispetto agli altri che lei ha già scritto, cosa dà di più? Qual è quel quid che il lettore che già la conosce può rintracciare all'interno? Un mondo nuovo. Io è una prerogativa che mi impongo ogni volta, quella di sviluppare le trame in un mondo completamente nuovo e di indagarlo, come per esempio in Chimere era il mondo delle drag queen, dei femminelli. Adesso siamo in questo mondo della cartomanzia che è della magia in generale, dell'astrologia, di tutto il resto, che ho indagato in prima persona. E quindi è proprio la scoperta di un mondo nuovo nel quale poi si innesta la storia gialla. A fare da cornice alla presentazione del libro La cattiva stella, edito da Homo Scrivens, è stata la sede dell'associazione Arci Masaniello di Saviano, con al tavolo dei relatori la giornalista Emanuela Belcuore, moderatrice dell'evento, Fortunato Nicola, presidente dell'associazione Frastuono, Enzo Mauro, presidente dell'associazione Arci Masaniello, e la professoressa Paola Ammirati, che con attenta precisione dà una chiara e oggettiva interpretazione del testo posto in essere. Diamo il benvenuto a Enzo Mauro, presidente Radio Arci Masaniello. Lei, insieme ad altri, è stato il relatore della presentazione del libro La cattiva stella. Un tema importante, un giallo più che altro pieno di retrosceni, pieno comunque di contraddizioni. Lei che è presidente di un'associazione e in merito alla cultura, cosa pensa di fare proprio come presidente di un'associazione qui a Saviano? Innanzitutto queste iniziative vanno proprio in questo senso. La presentazione di un libro come quello di Anna Vera è importante perché rispecchia un po' la società napoletana e provinciale, dove si intrecciano situazioni di vario tipo della società nostra napoletana. L'approccio delle associazioni con i giovani, la stessa figura del prete impegnato in costruzioni di punti di aggregazione e il fatto di propagandare libri e discuterne e riunirsi sicuramente è un fatto importante, diciamo, per chi opera in un settore come il nostro, appunto, di iniziative culturali. Quindi la cultura è importante anche in piccole realtà come questa di Saviano. Il libro è incentrato in una Napoli pulsante, ancora di più in un ambiente complesso come quello del quartiere Sanità. Saviano ovviamente non è il quartiere Sanità, ma anche delle piccole problematiche. Come vi relazionate voi associazione in rapporto a queste problematiche e come il comune, ad esempio, se vuole aggiungerlo, si relaziona a voi in merito ai piccoli problemi che sono tutti i giorni qui presenti? Sì, i piccoli problemi di tutti i giorni noi ci confrontiamo continuamente cercando di coinvolgere nelle nostre iniziative quante più persone possibile. Ovviamente il nostro sguardo primario, principale, è rivolto ai giovani. Preparare una nuova classe dirigente o propagandare messaggi e veicolare argomentazioni che possono emancipare la società stessa sicuramente è un fatto importante. L'amministrazione comunale dovrebbe essere uno dei punti di riferimento più importanti, ma spesso le amministrazioni mancano, sono deficitarie da questo punto di vista e sostanzialmente poi le varie associazioni devono in qualche modo e possono supplire enormemente in questa situazione. Noi dal canto nostro cerchiamo sempre e comunque nelle nostre iniziative che facciamo di coinvolgere quante più associazioni possibili e gli stessi amministratori, appunto, nelle iniziative. Questa associazione infatti nasce è l'associazione promotrice del Carnevale Savianese, ormai sono 41 anni ed il Carnevale di Saviano è nato appunto nella nostra associazione. Nasceva come punto di aggregazione e da lì poi si è sviluppato quella che è questa grande manifestazione che a livello regionale sicuramente è tra le prime e ha preso un buon viatico anche a livello nazionale.
Anche questo, tenere i giovani impegnati, l'associazione impegnata intorno a un obiettivo, che sia il carnevale o sia la presentazione di un libro o qualsiasi attività che possa mettere insieme persone e farli discutere su problemi, quello è il nostro obiettivo principale. Anche per questo abbiamo colto favorevolmente l'occasione questa sera, come anche in altre occasioni, perché questo ovviamente non è il primo libro che noi presentiamo nella sede, e quindi con grande piacere questa sera accoglieremo insomma Anna Vera. Grazie mille per il suo intervento. Qui, grazie soprattutto alle associazioni che ci hanno ospitato, Martina, la mia collega che mi ha dato insomma una mano per le interviste, un benvenuto anche alla scrittrice che conosco ormai da tempo, Anna Vera Viva, la seguo da un po' con i suoi romanzi, al suo terzo romanzo La cattiva stella. Lei ha scritto anche Questioni di sangue e chimere, ha origini leccesi, però vive da oltre 30 anni a Napoli. I suoi romanzi sono ambientati tutti nelle viscere di Napoli, nel cuore di Napoli, nell'Areole Sanità. La cattiva stella è un incrocio tra sacro e profano. È la storia di un prete che ha un fratello che invece è un delinquente, un camorrista. Quindi la storia che purtroppo si ripete tra il bene e il male. Nella cattiva stella c'è un personaggio molto interessante che è Concetta Mele, alias Consuelo della Fuente, che è una taroccatrice, cioè quella che con i suoi abili insomma tarocchi manovra un po' le vite delle persone. Poi c'è Assuntina che è la perpetua che accompagna la figura di questo prete Don Raffaele in tutti e tre i romanzi, e poi insomma lo scoprirete leggendo. Io innanzitutto voglio passare la parola a Fortunato Nicola, che è il presidente dell'associazione Frastuono. Buonasera a tutti e vi ringrazio di essere intervenuti stasera. Noi abbiamo accolto l'invito da Martina di fare questa presentazione di questo libro, e ci è piaciuta subito l'idea, anche leggendola rapidamente la sinossi, di questa idea di questa Napoli che comunque è sempre misteriosa, i tarocchi, il culto dei morti. Queste situazioni qua ci ha interessato da subito, anche perché con l'associazione Frastuono, con l'Arce e con l'Obiettivo Saviano puntiamo sempre a fare queste iniziative culturali, soprattutto presentazioni di libri, ne facciamo spesso, perché come dicono sempre la migliore arma contro l'ignoranza e la stupidità che in questi giorni nel nostro paese sta dilagando è sempre un buon libro. Quindi queste iniziative qua le accogliamo sempre volentieri. Poi quando il libro è scritto bene ed è un bel libro interessante, lo facciamo ancora più con piacere. Io volevo portare solo la saluto dell'associazione per evitare di rubare ulteriore tempo, e però una domanda te la volevo fare. Il libro ha questa sorta di diciamo thriller che non svegliamo troppo, però per il personaggio proprio di Concetta Mele, sul quale poi ruota tutto, quasi tutte le storie che si intrecciano intorno, si è ispirata a qualche personaggio preciso, cioè è la classica cartomante napoletana o a qualche marcia in più, nel senso che lei è anche, beh, non voglio svelare molti spoiler. Allora, però è un personaggio che ho capito che cosa vuol dire. Una veste molto precisa, soprattutto in certe fasi, l'incontro col notaio, infatti lascio un attimo questa. Dove lasciamo allora, trasparire un personaggio che non mi ha ispirato un personaggio preciso esistente, però voglio dire che alla base di tutti i miei libri c'è sempre un'indagine mia personale sul campo del mondo che andrò a indagare. Quindi è sì un prodotto di fantasia, ma prima di parlare di cartomanzia o di astrologia, come ho fatto quando ho parlato di drag queen o di femminelli, io scendo sul campo, li vado a trovare, vado a parlare, vado sotto falso nome, cerco di capire come realmente si comportano con i loro clienti, vado dai clienti, cerco di capire cosa cercano, che risposte cercano. Quindi se da un lato è un personaggio di fantasia, dall'altro è molto verosimile. È il riassunto
Consuelo della Fuente è il riassunto di quello che io ho tastato nel reale mondo della superstizione napoletana, perché poi lei è il personaggio principale, ma non è l'unica divinatrice del romanzo. Abbiamo la cartomante, abbiamo l'astrologa, abbiamo il guaritore. Sono varie facce di una stessa medaglia, di una stessa ricerca di risposte da parte della gente, di conforto, di speranza. E sono e hanno, queste figure hanno un potere enorme sulla gente. Per cui quando questa attività, e più delle volte purtroppo lo è svolta in malafede, i danni che arreca, credetemi, sono spaventosi. Questa Paola Ammirati, che è il periodico Obiettivo Saviano, che entra così un po' nel cuore di questo romanzo. Grazie. Prego. Allora, io ho avuto questo testo e stasera conosco qui l'autrice, alla quale, insomma, cercavo di fare già qualche domanda, perché attraverso la lettura di un libro, molto spesso la prima domanda che viene di curiosità quando non si conosce l'autore, l'autrice in questo caso, è: chissà l'autrice cosa farà, quanti anni avrà, che esperienza, cioè di ricostruire la sua personalità attraverso il testo. Mi è stato molto difficile. Come mi è stato difficile ricostruire una trama narrativa precisa di questo libro. Quindi lei mi ha dato da pensare, insomma, da riflettere. Come diceva Enzo, il testo è molto scorrevole, è molto piacevole e la lettura è accattivante. Quindi sono circa 21 capitoli, alcuni più lunghi, quelli iniziali, quello finale breve, insomma molto conciso, molto immediato, che racchiudono una serie di intrecci all'interno, di facile lettura all'inizio, ma che lasciano comunque un grosso pensare nel lettore. Perché lo avrà detto? Perché lo avrà fatto? Perché all'immediatezza sembra tutto chiaro. L'argomento è un argomento, lo direi, quasi un giallo. È un giallo. Ma i filoni sono a doppio binario. Da un lato c'è questa maga, che si è anche soprannominata Consuelo, ma il suo nome è Concetta, tipico nome della nostra città. I nomi sono tutti quanti partenopei, tutti quanti napoletani, quindi ecco qui mi rivedo nel verosimile di cui lei parlava. Dall'altro lato, subito nel primo capitolo, si stagliano altre tre figure, due maschi e due femmine. Anche questo gioco di maschi e femmine, si può fare un'altra, diciamo, riflessione su questo. Allora, da un lato c'è la magia direi nera di questa Concetta, che è una donna sola, che campa, tira a campare, ma lo fa anche in una maniera forse esageratamente, si capisce già dall'inizio, perché il guadagno è la sua priorità, guadagnare soldi. E lì si innestano i soldi, che è il motore che oggi fa girare questa società. Quindi la prima mia riflessione viene dai soldi. Cosa si è capaci di fare per i soldi? Cosa questa donna riesce a intavolare, a ingannare, a fuorviare, a plasmare la mente dei suoi clienti, maschi e femmine, in nome dei soldi? Una narrazione fluida e sapiente, ricca di suspense e colpi di scena, e dove nulla è scontato fino alla fine. Tiene così il lettore incollato dalla prima all'ultima pagina. Un romanzo che induce molto alla riflessione. Infatti, il dualismo fede-superstizione, religione-magia occupa da sempre un posto di riguardo tra la popolazione. Basti pensare al più spicciolo oroscopo: non ci credo, ma lo leggo, ed è questo un po' il fulcro del romanzo. L'autrice ha la capacità di proiettare il lettore in un percorso parallelo fatto di indagini personali attraverso la propria vita, il proprio vissuto e le proprie credenze. La ringrazio anche i due presidenti dell'associazione che ci hanno veramente accolto. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Martina, la TV, che ha fatto una bellissima intervista alla scrittrice, e ovviamente
poi ci ritroveremo magari anche qui la prossima volta con un altro romanzo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.